Il Foggia attraversa un buco nero da cui dover uscire più in fretta possibile, la classifica non può più aspettare, ma l'avversario è di quelli che potrebbero rivelarsi proibitivi. Allo Zaccheria arriva un Catania nuovo, forte, ma allo stesso tempo non ancora così convincente come dovrebbe essere. Anche il Foggia si può definire una squadra nuova, 10 entrate e altrettante uscite in questo mese di mercato, con annesso ritorno in panchina di Mirko Cudini. Uno spogliatoio diverso, al di là di chi è andato via, forse c'era bisogno di cambiare un po' vento dentro lo spogliatoio, un po' di stimoli, più che altre situazioni, e quindi ho trovato giocatori stimolati. Il tecnico marchigiano ha poi parlato di un cambio di identità tattica impostato innanzitutto dal mercato. A differenza del primo, Cudini, basato molto più sul 3-5-2, sarà il 4-3-3 la base da cui ripartire. Tutti dicono che il presidente vuole giocare 4-3-3, la società vuole giocare 4-3-3. Io sono un allenatore che ha sempre giocato col 4-3-3, quindi forse se c'è un difetto o un pregio, non lo so, e di essermi adattato forse troppo nella situazione precedente alle caratteristiche dei giocatori, ma credo che sia anche normale. La partita contro gli Etnei è sentita dalla piazza quanto importante per proiettarsi al meglio ad un trittico fondamentale di scontri diretti. Per Cudini è soltanto una questione di dettagli. Se guardiamo il volume delle cose, sicuramente ce la giochiamo con tutti, cioè come ce la sta sempre giocata. Se andiamo a vedere i dettagli, forse in qualcosa dobbiamo essere molto più bravi, più pronti, più attenti, perché anche la partita di domenica, venerdì scorso a Francavilla, i dettagli ci hanno fatto la differenza, sia in fase di finalizzazione sia nel gol che abbiamo preso.